Grazie. Allora io parto subito dalle conclusioni e poi dopo torno indietro, facciamo all'anglosassone. Allora, noi non crediamo sicuramente che il futuro sia nel puro robo advising, ma per motivi molto semplici che sono anche quelli che Massimo per esempio ha anticipato. Allora, innanzitutto, voglio dire, il puro robo advising si può pensare che possa funzionare in maniera dignitosa in mercati perfettamente lineari, cioè mercati dove i ritorni attesi sono quelli che si attendono, le perdite attese potenziali sono più o meno quelle, e gli orizzonti temporali in cui questo deve avvenire è più o meno quello previsto dal modello. Però per esempio quando le perdite che potenzialmente avrei potuto avere in un orizzonte temporale di 5 anni ce le ho in 5 settimane, è evidente che il cliente si innervosisce. E infatti abbiamo visto adesso uno dei fenomeni più clamorosi di queste ultime settimane, che arriva da Londra, dove appunto c'è una grossa presenza di robo advisors per le motivazioni prodotte dall'RDR, e che c'è la corsa a costituire dei contact center per gestire fisicamente la clientela che sta avendo delle reazioni particolarmente scomposte di fronte a queste situazioni. Aggiungiamo poi il fatto che prima si vedevano i tassi di crescita previsti sul robo advising che sembrano esplosivi, ma in realtà sono assolutamente insufficienti per garantire che queste iniziative abbiano un ritorno economico decoroso in un orizzonte temporabile accettabile. Cioè è chiaro che se io vado ad un investitore e gli dico guarda io guadagno, sarò profittevole tra 20 anni, penso che nessuno sia interessato a questa forma di investimento. E che cosa sta succedendo? Che stanno già flettendo, cioè il tasso di crescita che dovrebbero avere per poter avere un tasso di profittabilità decorosa non è già sufficiente a garantirlo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che inevitabilmente dovranno essere fatte delle riconsiderazioni anche sul pricing, e quindi vediamo che tendiamo a convergere così. Veniamo un attimino invece a quello che secondo noi è l'aspetto molto più interessante, perché tutta questa tecnologia e tutto invece avrà degli impatti rilevantissimi sulla nostra professione. Però noi, visto che qui coniamo questi motti, appunto robo advisor, così ne coniamo uno nostro, noi pensiamo invece che il futuro sia nella direzione di quello che noi chiamiamo il cyborg advisor. Cos'è il cyborg advisor? Cioè, noi facciamo sempre l'esempio, il cyborg advisor non è altro che, voi provate a immaginare un medico, secondo voi un medico adesso, chi si avventurerebbe a fare una diagnosi di un paziente senza supporto di esami radiologici ipersofisticati? Sarebbe un pazzo. Oppure quale un pilota di una grossa linea aerea, che cosa fa? Fa Londra-Sydney con la cloche in mano per 13 ore, poi quando atterra gli dicono qui c'è la nebbia, tutto atterra con la cloche in mano. No, utilizza la tecnologia. Quindi ed esattamente la nostra professione sta andando incontro a un'evoluzione esattamente di questo genere. Abbiamo di fronte delle, perché da una parte ci sono mercati e situazioni ipercomplesse e sempre più sofisticate che quindi richiedono un'interazione sempre più efficiente, e quindi noi avremo un'evoluzione dove sostanzialmente avremo che tutta la parte che potremmo definire di definizione dell'asset allocation, ribilanciamento dei portafogli, stabilire quali sono magari i fondi migliori da inserire o non inserire, saranno sempre più basati su basi algoritmiche quantitative estremamente solide e robuste. E il consulente finanziario diventerà sempre più centrale perché sarà il titolare di quello che è la gestione della relazione con il cliente, cioè capire i suoi bisogni, le sue esigenze, come evolvono nel tempo, gestire, come diceva Massimo, le reazioni emotive sul mercato. Voi provate a immaginare che un cliente parte con degli obiettivi, poi cambiano nel corso della vita perché magari si sposa, divorzia, ha un figlio, riceve un'eredità, a mille cose, ecco, e sono tutti aspetti impossibili da gestire con un computer. Quindi è un concetto di pianificazione finanziaria. Quindi avremo il consulente finanziario che grazie alla tecnologia sarà sempre più nella pienezza di questo ruolo. Questo produrrà come risultato un incredibile aumento di anche il livello di soddisfazione da parte del cliente, perché il consulente finanziario avrà più tempo da dedicare alla gestione di questa relazione. Poi produrrà anche un altro risultato tangibile, che migliorerà anche la qualità
proprio del servizio, perché voi provate a immaginare il famoso, cioè se io ho una base quantitativa algoritmica molto solida, sicuramente sul lungo periodo farò meglio di un qualcuno che fa le cose a mano, così, basandosi sull'intuito. E poi, altro aspetto fondamentale, qui ci ricolleghiamo a tutti i discorsi sull'RDR, i prezzi e tutto così, permetterà un grosso aumento di produttività da parte del consulente finanziario, perché la grande scenario che abbiamo di fronte, che soprattutto qua in Italia, che ci sarà un'esplosione di richiesta di consulenza, quindi il futuro vedrà consulenti finanziari che avranno un ammontare di assets molto più grande da gestire di quello che hanno adesso, una platea di clienti molto più importante, ed è chiaro che la tecnologia permetterà di mettere in coerenza questi due aspetti, molta più produttività, miglior servizio, così. E questo permetterà di affrontare senza assolutamente nessun tipo di problema quella che comunque potrà manifestarsi sul medio-lungo termine di una pressione sui margini guidata dalla pressione dei regulators, clienti più esigenti, piuttosto così. Quindi secondo noi si aprono degli scenari assolutamente affascinanti dove il consulente finanziario finalmente, grazie alla tecnologia, si prepara a recitare un ruolo di straordinaria importanza in quello che è la società italiana, anche per le problematiche che si troverà a gestire sul fronte del risparmio.